Io ho una maestosissima quantità di vestiti qui. Ciao bellissimi, il video di oggi è uno degli haul più grandi che io abbia mai fatto. Il video di oggi infatti conterrà i miei acquisti autunnali, sia da Sheinside o Shein, sia da quello che ho comprato da tutte le parti del mondo che io amo profondamente, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere. Visto che è un try on haul, alla fine di questo video i miei capelli faranno schifo, quindi godiamoceli finché sono ancora in forma. Direi di iniziare da Shein per il semplice fatto che cioè, è tipo 6 mesi che dovrei farvi vedere quello che ho comprato. Ho addirittura 2 cose che sono arrivate separate dall'haul estivo, quindi meraviglia delle meraviglie, lo andiamo a scoprire adesso, non mi ricordo neanche più cosa sia. Maglietta del pigiama subito. L'avevo presa perché avevo un paio di pantaloncini grigi con un arcobaleno sul lato, e questa maglietta ha l'arcobaleno sulle spalle, strepitosa. Il tessuto non è un granché, perfetta come pigiama estivo, però non ci facciamo fermare da queste scempiaggini, anche se io sto schiattando di freddo in realtà. A partire dalle cose veramente belle, che tra l'altro mi sono trattenuta dall'indossare per farvele vedere prima di lavarle, a parte una che cioè la metto da un mese praticamente e la amo profondamente. Partiamo appunto da questa, tanto me l'avete vista indosso già e me l'avete vista nel video di Bologna. Infatti uno dei miei outfit più riusciti secondo me nell'ultimo periodo è questa tuta qui, che è una tuta morbida, un po' spazzacamino, ma io amo, adoro profondamente. Ho una maglietta a righe a maniche lunghe, una maglietta gialla con lo alto che vi mostrerò con questo outfit perché è nell'haul, e il mio fantastico cappellino di Bershka. È lei, l'ho usata, lavata 500 volte, infatti adesso dopo veramente tanti lavaggi, ne sta iniziando a fare un po' di pelucchi, ma ho scoperto, è morbidissima, è caldissima, ma ho scoperto che c'è un affare che taglia via i pelucchi, se li mangiucchia via, quindi penso che comprerò quello e questa sarà come nuova per un bel po', comunque qualità top per un prodotto di Sheinside, questa è veramente ben spesi. Ho preso questo cappello, che poi quando è arrivato ho visto che era enorme, esattamente così, e quindi ho preso l'altro di Bershka, però se non avete una testa minuscola come la mia, questo qua è praticamente identico a quello di Bershka, ma credo che costi molto meno. Ah, questa è molto interessante, non so che voto darle a questa perché il tessuto non è un granché, però è camicia, quindi si può andare oltre, non è un qualcosa che dà fastidio. Praticamente questa, vedo se trovo la foto della modella che la indossa, questa camicia dovrebbe fare un effetto spalle scoperte e chiudersi qua. Cosa che fa, ed è molto molto carina tra l'altro secondo me, il problema è che un po' troppo. Ora io oggi indosso una bralette quindi frega niente, no? Però va un po' troppo giù, quindi io penso che con un bottone bianco in più, che aggiungerò appena finito questo video perché ovviamente non faccio modifiche prima, sarà perfetta, perché io adoro tutto ciò che lascia le spalle scoperte. Questa è una camicia un po' particolare, certo ormai è un po' estiva forse, però veramente validissima, anche questa come stile mi piace moltissimo. Ultimo pezzo super positivo e poi ne ho solo uno bocciato completamente. L'ultimo pezzo super positivo che desidero mettere da l'eternità e non ho ancora messo per questo video sono questi pantaloni qui, che sono dei semplicissimi pantaloni in vellutino finto, comunque il tessuto non è male e sono fatti benissimo, cioè un pantalone che potresti tranquillamente trovare da Bershka, perfetto con il cappellino, se andate con uno spumino, vi chiamano anche per pulire i camini, siamo sempre lì, non so, però questo è un colore stranissimo tra il verde e il grigio scuro, dipende dalla luce, qua super positivo, non è jeans, è tessuto abbastanza leggero, però ah no, tra l'altro c'è anche questa che è la maglietta, è una maglietta, fosse stato un body sarebbe stato perfetto, con questo colore pattern molto vintage, tutto morbidissimo, anche se a vederlo non gli daresti un euro, è semplicissima, molto attillata. L'ultima cosa che non so neanche come provarla è questa, che è un super tutone gigante, anche qui penso che vi metterò la foto della modella per farvi capire, che sembrava molto molto faigo e ero super convinta di questo acquisto. Il problema è che è fatto di tessuto antipioggia praticamente, cioè se voi prendete un Kiway e lo trasformate in una tuta vi esce questa, che non è il tessuto adatto per un prodotto del genere, ve lo posso dire, cioè ora non so come sarà in camera, però non mi ricordo che prezzo abbia,
No, sembra un costume di Halloween. Cioè, è il tessuto dei costumi di Halloween. Ecco, perfetto. Andiamo avanti. Non mi ricordo assolutamente la divisione dei negozi, quindi Giulia dell'editing, metti i negozi ogni volta che passa un capo, perché sennò qua diventiamo sceme. Il primo è ovviamente il magico cappellino di Bershka, che avete visto in tutte le salse, quindi possiamo anche andare avanti, ma strepitoso. Poi abbiamo, ecco, Zara, posso farlo perché so che è l'unico capo. Praticamente Zara, io stavo giusto cercando un vestito maglione, non riuscivo a trovare né come volevo né a un prezzo umano, perché si andava tra i 50 e gli 80 euro. Ho visto da Zara questa super offerta di un vestito che è andato a 15 euro, quindi ho detto lo compro all'istante perché era esattamente come lo volevo. Ora, è un po' grande comunque, ma per il prezzo che ha me lo tengo felicemente, anche perché l'etichetta quando è arrivato era tipo 30 euro, quindi non ho capito. Il materiale del maglione non è il massimo, ma appunto per il prezzo per cui l'ho pagato mi va benissimo. È un beigeolino splendido, tiene caldo, è carino, è come lo volevo, stiamo a cavallo. Comunque Zara, non so se l'avete notato, ma Zara ultimamente ha dei materiali in quello che vende terrificante, che costi 20 euro, che costi 80, generalmente c'è un materiale orrendo, quindi Alcune di queste cose sono leggermente umide perché ho fatto la lavatrice ieri e quindi sarà una gioia provarle per voi in camera, ma veramente una gioia. La maglietta di cui vi parlavo da mettere con la tuta è questa qui, che è semplicemente un toppino giallo di Pull & Bear, costato un'inezia. Io quando ho visto il colore l'ho comprato, la taglia è S e penso che ci fosse di altri 1200 colori, quindi se cercate una cosa così, Pull & Bear ce l'ha. Sempre da Pull & Bear ho comprato questa camicia perfettamente stirata, che ho messo per un sacco perché c'è stato quel periodo caldissimo, ora fa molto più freddo, ma è bellissima, cioè io l'ho vista e mi sono innamorata perché, boh, è super artsy, no? Cioè, mi piace anche solo il pattern da ricopiare, da ispirarmi nella vita di tutti i giorni. La camicia molto autunnale, molto stilosa, mi chiedono sempre tutti dove l'ho presa, quindi nel caso. Ah, e tra l'altro l'ho comprata perché mi piaceva da morire con questi pantaloni e questa cintura, sempre di Pull & Bear, che sono dei mom jeans, boyfriend jeans, comunque le jeans con un fit abbastanza largo che in lavatrice si sono un po' tanto ristretti. Non è questa cintura, sempre di Pull & Bear, io non sono un amante di cinture ma lo sto diventando, con questa cintura praticamente dello stesso colore di una parte della fantasia della camicia, e quando l'ho vista insieme ho detto mio. Ok, mi tolgo questi due pezzi di strati perché uno è bagnato e così lo vado a riappendere, e sono questi due pantaloni. Fatevi un favore, comprateveli, perché sono dei pantaloni del pigiama ma venduti per stare fuori, cioè capite la meraviglia. Io vi consiglio di comprare una taglia che vi sta piuttosto un pelo più stretta che un pelo più larga, perché poi si smollano un casino, ma sono dei pantaloni palazzo, penso si chiamino, larghissimi, morbidissimi, che però non rimangono saccone, sono, non so come dire, sono abbastanza attillati pur essendo larghi, non ha senso, forse quando li vedrete indossate si capirà meglio. E io l'ho comprato sia a Bordeaux, cioè in realtà è più coccio che Bordeaux questo colore qua, e nero. Nero, cioè nero è gioiosissimo perché te lo metti addosso con un maglione o un body e cioè fatto, è come se non ti fossi mai svestita dal pigiama, no? Meraviglioso, meraviglioso. Non mi ricordo il prezzo, ma qualunque fosse era giusto. Allora, i prossimi pezzi sono tutti di Stradivarius. Il primo è il mio preferito, personalmente. Ricordo che non costava moltissimo e la qualità della maglia è fenomenale. Ed è questo maglione. Ora ce l'hanno sia Pull & Bear, sono sicura che Stradi, perché lo volevo comprare da Pull & Bear, ma poi sono andata prima da Stradi, l'ho trovato, ho detto faccio tutto in uno. Questo qua è morbidissimo, c'erano altri colori, io lo volevo rosso perché mi dà un po' di gioia in autunno, no? Cioè i maglioni belli di un bel colore, dai edgy, pur essendo sempre una scappata di casa, perché in realtà il tempo che io spreco a pensare come vestirmi è più o meno lo stesso di quello che spreco per farmi i capelli. Questo è il mio acquisto più caro, credo, ma anche il migliore. Quando l'avevo visto andò su una commessa, ma poi avendo visto il prezzo ho detto no. E ero uscita con mia mamma e me l'ha fatta provare perché le piaceva un sacco anche a lei, e mi stava benissimo, cioè no, non penso di aver mai sentito queste parole uscire dalla mia bocca,
però mi piaceva un sacco come mi stava. L'ho dovuta accorciare però, che evidentemente sono nanissima perché l'ho accorciato tipo per 20 cm. È una tuta di questo genere, a quadrettoni, semplicissima, ha la cerniera sul lato che a volte si inceppa, però vabbè, fa lo stesso, tanto è una costante di questi negozi. E che io ho accostato con questo maglioncino Easy Easy, che tra l'altro mi serviva, sempre di Stradi. Odio questi bottoni sulle spalle, li devo ancora tagliare, ma insieme stanno molto molto bene. Cioè, secondo me sono un bel abbinamento. Anche lì è semplicissimo, ma sembra iper studiato. Cioè, io non devo più pensarci alla mattina, capite? Oddio, siamo già all'ultimo. Vai! Sono stata velocissima. L'ultimo acquisto non è mio, me l'ha regalato la mia mammina. E sono un paio di pantaloni che mi convincono fino a un certo punto, nel senso, i pantaloni sono splendidi, hanno una trama bellissima, sono belli, sono eleganti, fanno subito donna in carriera. Su di me però non mi fanno impazzire, anche perché andrebbero benissimo con dei tacchi che però io non metterò mai, guardiamo in faccia la realtà. Ormai è scaduto il tempo, cioè avevo già pensato di cambiarli, però ormai è scaduto il tempo dello scontrino, quindi me li tengo. Però non so con cosa metterli sopra, però lavorativamente parlando sono un pantalone jolly perché sono super stilosi, però sono anche molto comodi e sono questi. Anche qua a zampa, palazzo, non so come siano. Sono tantissimo, non so come abbinarli, ma secondo me sono veramente belli. Ah, mi stavo quasi dimenticando, ho anche alcuni capi da Amazon, perché purtroppo io non mi sono ancora arrivata, arrivano a Genova perché al momento non ho un blocco di posta. Quindi quasi quasi lascio la parola alla Giulia Genovese per un try on all al volo. A te, Giulia. Grazie Giulia del passato. Il problema è che io qua non ho né un cavalletto né la luce né la voglia di truccarmi. Visto che vi devo far vedere giusto due cose, tipo questo maglione, applicherò una tecnica diversa e ve lo farò vedere mentre lo indosso. Un acquisto che mi ero totalmente dimenticata di farvi vedere è questo. Delle finte Dr. Martens basse, perché io avevo già quelle alte, non sapevo se me ne sarei messa, ma invece le indosso tutti i giorni, quindi quando queste si disintegreranno andrò a comprare quelle originali, perché queste sono di Zuiki, che è un marchio che io conoscevo già. A Milano ho anche trovato uno store, a Genova non mi pare che ci sia, e venivano 30 euro. Ottime, fantasticissime, bellissime, levissime. Parlando di scarpe, Amazon mi ha regalato un buono e io con quel buono ho comprato. La mia sedicenne starebbe urlando di gioia. In realtà è un paio di scarpe che a me piace moltissimo, sono le classiche Vans nere, quelle proprio base, che c'hanno tutti. Ed è per quello che io non le ho mai comprate alla fine, perché mi disturba che 8 persone su 10 per strada abbiano queste scarpe. Però, tranquille, se faccio così è perché sono pulite, le ho appena aperte. Però, avendo questo buono, non sapendo benissimo come spenderlo, quando le ho viste ho detto sì, non so, ditemi se vi piacciono. È vero, ce l'hanno veramente tutti, ma perché sono belle. L'unica cosa che non mi convince del mio ordine è questo maglione qua, perché io quando ho visto che era grigio ho detto perfetto, faccio la combo con quello di Zara, che c'era anche grigio e non ero sicura di che colore prendere. Il problema è che questo è un po' tanto lungo, cioè forse un po' troppo lungo, sembra un po' un vestito da suora. Probabilmente se accorciato tipo quello di Zara è molto più figo, quindi penso che lo... La qualità non so se è alta, ma so che mi sta tenendo un caldo boia, quindi in qualche modo deve essere buono. Ah, poi una cosa che mi avete chiesto tutti, perché l'ho messo ad Halloween facendo un finto Giorgi di It, è questa mantella. Lascio come sempre tutti i link qua sotto. C'era di 1277 colori, io ho scelto quella gialla perché sì, cioè mi piaceva. In realtà, vedendo com'è fatta, la prenderei anche in un colore un po' più neutro per metterla più spesso, perché è un appunto impermeabile e cappuccio. E la sera di Halloween mi mancava il palloncino rosso, perché in realtà era una finta, era un last minute costume. Non ce ne fregava niente perché sono andata alla festa di laurea e non ho una festa del costume, ma non ve ne frega niente neanche a voi. E quando sono tornata a casa io avevo dimenticato l'ombrello e pioveva di rotto, e questa mi ha tenuto perfetta. Perfetta, l'avessi avuta nei giorni scorsi sarei stata un'altra persona. Però proprio bella, bellissima. Infatti me l'avete chiesta in mille, dove l'avessi presa? Amazon, link in descrizione. L'ultima
l'ultima cosa che vi faccio vedere è un maglione, e quindi mi metterò dei pantaloni. Il pantalone è un po' a caso, voi dovete guardare il maglione. Praticamente Amazon ha uno store, cioè ha tanti mini store suoi, ma questo qua è Find, che è uno dei miei preferiti perché non ha tantissima roba nel mio stile, però tipo sono di altissima qualità. Forse anche la giacca era di un loro brand, mi sa di sì. E questo maglione, io non so la composizione, magari dico cagate, però è morbidissimo. Cioè è super super morbido, è gioioso averlo addosso. Penso che si dica melangiato perché ha vari colori, nero, blu, azzurro. E con questo vi rilascio la Giulia del passato. Ok, siamo tornati, LOL è, ve lo giuro, finito. E fatemi sapere come sempre qua sotto in un commento qual è il vostro capo preferito. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi.